Invece io credo che sul tema del lavoro ci sia un lucido disegno. Un lucido disegno che è quello di delega al sistema delle imprese di qual è il modello di questo paese. Peraltro di delega un sistema che deve ancora spiegarci molte cose sul perché abbiamo avuto questa lunga crisi, sul perché siamo indietro dal punto di vista della ricerca della tecnologia, del perché dobbiamo parlare adesso di un salto di specializzazione e di innovazione che prima dove erano quando i profitti andavano in immobili e finanza. Cioè, però c'è una delega a questo mondo, dentro un'idea che devo dire il Presidente del Consiglio non nasconde, che apparentemente nel linguaggio comune credo venga anche presa positivamente, che è questa insistenza perenne sul fatto che il lavoro non è un diritto ma un dovere. Al netto che io penso che un Presidente del Consiglio dovrebbe conoscere la Costituzione italiana e sapere che la sua premessa, l'articolo 1 dice una cosa differente, e dice una cosa differente esattamente per le cose che si dicevano prima: il diritto a lavorare e poi la dignità delle persone, la loro libertà e la possibilità di avere una vita autonoma non condizionata, ragione per cui dovrebbe essere un diritto per le donne in condizioni di eguaglianza agli uomini e così via. Ma questa accentuazione sul fatto che è il dovere è questa idea che siccome lo devi fare, lo devi fare a qualunque condizione. E questo è il punto di cui nessuno discute, nessuno vuole provare a ragionare su questa reinterpretazione del rapporto con il lavoro. Perché se provi a fare questo ragionamento, uno ovviamente dice: ma ci sono anche dei doveri nel rapporto di lavoro. Per carità, i contratti sono esattamente la definizione del punto di equilibrio tra i diritti e i doveri che tu hai nell'erogare una prestazione. Prepareremo un nuovo statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, lavoro impegnativo che ovviamente richiede anche di valutare l'insieme degli interventi contro lo statuto e contro il diritto del lavoro che il governo farà quando la delega, e avvieremo anche ovviamente un dibattito con l'insieme dei lavoratori e della nostra rappresentanza per costruire una proposta che guardi all'inclusione di tutte le forme di lavoro e di tutti i lavoratori, anche perché questa è la prima risposta da dare a un governo che moltiplica le dualità.